1609 Rubens sposò Isabella Brandt, figlia dell'umanista e avvocato Jan Brandt, uno dei segretari di Anversa. Poco dopo il matrimonio, Rubens si ritrae amorevolmente mano nella mano con la moglie, sotto un pergolato di caprifoglio. Nell'autoritratto con la moglie ci ha lasciato il più eloquente esempio di piena soddisfazione economica, sociale, familiare e di raggiunto equilibrio personale. Il pittore si ritrae all'aperto, non a cavalletto o con gli abiti da lavoro, ma con un costume curatissimo e prezioso, con tanto di spada al fianco e con vistose calze color albicocca. La giovane e bella moglie è a sua volta abbigliata con un'eleganza degna di un'allegoria del matrimonio felice. A circa 32 anni, Rubens si presenta qui insieme alla giovane moglie Isabella con gli abiti dell'eleganza cavalleresca e in uno stato di felicità derivante dal nuovo amore. I due si sono seduti all'ombra di un pergolato, come dopo una breve passeggiata, e stanno visibilmente godendo delle bellezze della loro situazione metaforica e naturale. Lui, ora Grand Seigneur, seduto con le gambe incrociate su una balaustra, sostiene con la mano destra la mano della moglie, seduta accanto a lui su una sponda erbosa poco più in basso. Ognuno dei due è leggermente inclinato verso l'altro. Lei, pur essendo un po' più in basso nella composizione, non gli è affatto inferiore come rango sociale e gli prende amorevolmente la mano, lanciando uno sguardo calmo e amichevole a chi la guarda. Il cappello fiorentino e il corpetto di broccato sottolineano con disinvoltura, in combinazione con l'angolazione della testa, la leggera tensione dell'arco compositivo, ulteriormente rafforzata dal braccio sinistro rilassato e dal ventaglio che tiene nella mano sinistra. L'arco trova risposta nell'atteggiamento corporeo del marito, nella posizione del suo braccio e nei gesti delle sue mani, mentre le sue calze arancioni danno vita a uno stravagante abbinamento accanto alla gonna rosso vino di lei. Rubens è ritratto mentre ci osserva dall'alto, con un'espressione del viso calma e contemplativa. Sia l'uomo che la moglie sono visibilmente consapevoli di ciò che hanno l'uno nell'altro, di quanto sia preziosa la loro vita insieme, sia come matrimonio solenne che come naturale beatitudine romantica. Tutto intorno a loro è verde e rigoglioso. In basso a sinistra il nostro sguardo è attratto da un vasto paesaggio. Seguendo la tradizione del motivo del giardino d'amore, Rubens riassume in questo quadro la sua beatitudine individuale, familiare e artistica. L'artista costruirà un fastoso palazzo atelier che con oltre 100 addetti diventerà una potente manifattura esportando in tutta Europa merci di lusso e diventando la più prestigiosa scuola d'arte a nord delle Alpi. Non sempre far l'artista può significare essere squattrinati. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!